Durante la storia della scienza è capitato più volte che qualche scienziato birbone abbia ingannato consapevolmente i colleghi, che ci sono cascati. Ma una delle frodi più famose di sempre è quella legata all'uomo di Piltdown, una specie umana estinta che generò una serie di discussioni notevoli. Di che si tratta? E perché ci abbiamo messo 40 anni per capire che era una presa per il culo? Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video. Oggi si parla di fossili, evoluzione umana e frodi. Che bellezza! Prima di partire vi ricordo che è anche uscito il mio libro, Il coccodrillo al cuore tenero, trovate in descrizione tutti i link per recuperarlo, assieme al link per il canale Telegram dove vi metto tutti gli aggiornamenti per quanto riguarda eventi, presentazioni di libri, eccetera, dove possiamo incontrarci. Ci sono poi in descrizione tutti i miei social, tra cui anche Patreon, se volete appunto sostenere le mie attività, vedere video in anteprima, eccetera, dateci un'occhiata. Sono anche aperte le iscrizioni per venire, tra l'altro, a fare i viaggi con me, tra cui il safari in Sudafrica ad aprile prossimo, dove appunto c'è anche, tra l'altro, uno sconto fino al 15 dicembre, e anche le nuove date di Londra, dove vi porto a vedere Casa di Darwin, Museo di Storia Naturale, Zoo di Londra, Statua del Crystal Palace, eccetera. Trovate tutto lì. Dunque, siamo nel 1912. Charles Dawson, un avvocato e archeologo del Sussex, porta ad Arthur Smith Woodward, che era direttore della sezione geologica del British Museum, dei frammenti di cranio rinvenuti nelle località di Piltdown. Il primo di questi frammenti era stato scoperto nel 1908 da un operaio in una cava di ghiaia. Woodward quindi vuole andare appunto a vedere di persona, vuole vederci chiaro, perciò si recherà a Piltdown insieme a Dawson. Lo scopo ovviamente è trovare nuovi fossili. Con loro c'era anche padre Teilhard de Chardin, un padre gesuita amico di Dawson, col quale talvolta era andato ad esplorare i dintorni. Tra giugno e settembre 1912 Dawson e Woodward recuperano altri frammenti e Dawson da solo ne trovò degli altri, compresi appunto alcuni frammenti di una mandibola. Più tardi, nello stesso anno, questo materiale fu presentato alla Geological Society di Londra. Tra i resti c'erano una mandibola simile a quella di una grande scimmia antropomorfa, contenenti anche due molari, più i frammenti della calotta cranica, che invece erano più simili ad un cranio umano. Associati a questi resti c'erano fossili di mammiferi più alcuni strumenti realizzati in pietra. Tra il 1913 e il 14 gli scavi continuano. Vengono fuori anche altri artefatti di pietra e fossili di mammiferi, più un'altra aggiunta importante per questo enigmatico primate, ovvero un canino, di dimensioni intermedie tra quelle umane e quelle di una grande scimmia antropomorfa. Probabilmente l'ultimo ritrovamento degno di nota in questi siti fu una sorta di mazza scolpita con un'estremità più grande, che per la forma fu soprannominata colloquialmente la mazza da cricket. Con l'arrivo della Prima Guerra Mondiale, i lavori di scavo a Piltdown si interruppero. Oltretutto, Dawson accusava un peggioramento sempre crescente della propria salute e infatti morì nel 1916. Nello stesso anno c'era stato comunque il ritrovamento di un molare di questo umano fossile, in un altro sito, appunto noto come Piltdown 2. Il sito invece degli altri resti, vi ho detto, è noto come Piltdown 1. Questo enigmatico primate fu anche battezzato con un nome scientifico e dedicato a Dawson. Fu chiamato infatti Eoanthropus Dawsoni, ovvero l'uomo dell'alba di Dawson. Questa cosa generò davvero un grande scalpore, sia a livello scientifico che di dibattito pubblico. Insomma, era, come fu definito da Woodward nel 48, The Earliest Englishman, ovvero l'uomo inglese più antico di tutti. Questi fossili vennero all'inizio custoditi gelosamente e mostrati di tanto in tanto solo ad una cerchia molto ristretta di persone selezionate. Successivamente, dopo, vennero fatti dei calchi, che furono poi studiati da diversi anatomisti, che erano più che interessati a saperne di più sulla faccenda, e che di fatto, tra l'altro, avvaloravano questa scoperta come una roba davvero degna di nota. Gli scavi a Piltdown continuarono fino al 1944, anno in cui Woodward morì. Nonostante la comunità scientifica fosse estasiata, va detta una cosa: qualcuno non era convinto della genuinità del fossile all'inizio, e il motivo era che nei depositi di Piltdown, secondo questi scettici, c'era una mescolanza di fossili pleistocenici e pliocenici, quindi provenienti da giacimenti di periodi geologici diversi. E poi c'erano i presunti manufatti litici trovati anch'essi lì. Non sembrava ci fosse una grande omogeneità a livello di tecnologia usata per fabbricare questi manufatti di pietra, sembravano ognuno fatti in modo diverso. Durante il corso degli anni 20 e 30 del Novecento, l'uomo di Piltdown divenne sempre più emarginato perché furono scoperti nuovi fossili di specie umane in Cina, Indonesia e Africa.
nessuna delle quali mostrava la peculiare combinazione di mandibola scimmiesca e scatola cranica umanoide che si vedeva nell'uomo di Piltdown. Ciononostante, il 23 giugno del 38 fu eretto un piccolo monumento di pietra a Piltdown, con tanto di iscrizione per testimoniare la grande scoperta, meritevole certo di essere ricordata nei secoli dei secoli, amen, insomma. Kenneth Oakley, allora capo della sezione di antropologia al Museo di Storia Naturale di Londra, che in realtà al tempo era sezione del, diciamo, del British Museum, perché non erano ancora due realtà separate, non era convintissimo e analizzò i resti di Piltdown 1. Secondo lui era improbabile che i resti fossero contemporanei, perché la mandibola sembrava molto più recente rispetto a quello che era stato suggerito da Dawson e Woodward. Quindi, assieme agli studiosi di Oxford, Joseph Wiener e Wilfrid Legros-Clark, Oakley pubblica anche due lavori nel 53 e nel 55 che sono molto critici di questo fossile. Addirittura, secondo loro, la mandibola e il canino, che sono appunto di età molto recente, erano stati modificati, tinti perché sembrassero dei fossili e poi sotterrati a Piltdown, assieme a dei frammenti di cranio umano, anch'essi recenti. Lowenstein ipotizzò che la mandibola venisse addirittura da un orango. E la domanda, o meglio una delle tante, è: ok, ma gli altri fossili? Cioè, non scordiamoci che qui erano stati rinvenuti anche fossili di mammiferi e strumenti litici. Ecco, qui la cosa si fa interessante, perché molto spesso si parla solo dell'uomo di Piltdown, che ovviamente era il resto principale perché tutto ruota attorno ad esso, però ci sono anche questi resti. Ecco, i fossili di mammiferi, secondo Oakley e i suoi colleghi, erano autentici, solo che non venivano da lì, cioè erano stati raccolti con ogni probabilità da altre località e poi messi nelle ghiaie di Piltdown. Destino infausto per gli strumenti di pietra, invece, quelli erano veramente di una fintezza clamorosa, erano stati solo colorati come il resto, tra l'altro per insomma sembrare un po' più attendibili. Addirittura la mazza da cricket, che era fasulla come il resto, era con ogni probabilità stata scolpita con un coltello d'acciaio, che all'epoca non era tanto diffuso, e pare che tra l'altro venisse da un vero fossile di elefante, che era stato ovviamente sciupato per fare la cazzata, insomma. Sicché entro la metà degli anni 50 finalmente l'uomo di Piltdown viene decretato un falso, giocato da uno sconosciuto burlone. Oggi lo scalpore per la scoperta è stato infatti completamente oscurato dalla sua pessima fama come una delle truffe scientifiche più famose della storia. I sospetti su chi fosse l'autore però rimangono. Che fosse Dawson, che per primo trovò i resti e che sappiamo ne rimaneggiò alcuni, o magari Woodward, il geologo amico di Dawson che lavorava per il British Museum, o chissà, forse Chardin, il prete gesuita che scoprì il canino, o ancora Martin Hinton, un volontario del dipartimento di Woodward, che non solo era piuttosto scettico su tutta la faccenda, ma che, oggi sappiamo, aveva fatto qualche esperimento sulla pittura di ossa e denti. E questo lo sappiamo grazie ad alcune scoperte fatte dopo la sua morte. Grazie al ritrovamento di un baule nel museo dove prestava servizio e allo studio dei suoi effetti personali che si trovavano a Bristol, quindi insomma proprio Sherlock Holmes spostati. O magari la colpa era di qualcun altro ancora, o forse nemmeno di una sola persona ma più di una. Negli anni infatti almeno 20 persone sono state accusate di essere l'autore di questo imbroglio. Anche se può non sembrare tale, risolvere il mistero dopo aver già scoperto che è finto è comunque importante, perché è una storia da cui si può trarre l'insegnamento di non voler vedere solo quello che si vuole vedere e sottoporre, nel caso di chi studia ovviamente queste cose, le proprie scoperte ad analisi più approfondite possibili. Ecco, poi ci torniamo. Stephen Jay Gould, nel Pollice del Panda, commenta anche la questione in un capitolo, dando il suo punto di vista. Per esempio dice che i difensori di Dawson hanno sempre detto che doveva esserci almeno un complice e che doveva essere uno scienziato esperto perché i resti erano stati falsificati con maestria. Però a suo parere la tesi era stata avanzata da scienziati che volevano superare l'imbarazzo di aver preso un abbaglio lungo 40 anni. Infatti i manufatti erano veramente scrausi, i denti limati in modo grossolano, tant'è che poi, quando finalmente ci fu un modo di analizzarli per bene negli anni 50, se ne accorsero subito. Cioè, l'unica cosa veramente fatta bene era come erano colorati, basta. L'interesse per la questione non si è esaurito lì. Nel 2016 è uscito uno studio sul Royal Society Open Science che ha fatto un'analisi genetica del fossile, perché è chiaro, non era una roba così antica ed era una chimera di più cose diverse, va bene. Però i resti che lo componevano erano autentici, perciò Isabel de Groot e colleghi hanno cercato di vederci chiaro.
D'altronde, nel periodo in cui viene fuori che questo era tutto un imbroglio, non erano a disposizione dei paleoantropologi strumenti che invece oggi sono essenziali, come tecniche avanzate per l'analisi del DNA, spettroscopia, rappresentazione virtuale tridimensionale dei reperti, eccetera, eccetera. Quello che è uscito fuori è interessante davvero. Per quanto riguarda il materiale umano, pare che per fabbricare l'uomo di Piltdown siano serviti almeno due individui umani. Al tempo il loro spessore aveva addirittura supportato la loro datazione preistorica, perché si pensava che in passato la volta cranica fosse più spessa. E questo aveva anche indotto ad esonerare Dawson dalla rosa dei possibili imbroglioni, perché al tempo non si sapeva che lo spessore della volta cranica in realtà non è una roba preistorica, è abbastanza variabile, e si possono avere spessori maggiori in seguito anche ad alcune condizioni patologiche. Purtroppo col DNA non si è comunque riusciti a capire la provenienza dei frammenti, e sottoposti ad esami con radiocarbonio è uscito fuori che i resti sono troppo contaminati per farsi un'idea precisa della loro età. In passato si era parlato di età che andavano dai 620 fino ai 970 anni, ma il fatto che fossero così discordanti tra di loro queste datazioni e che questo studio abbia avuto le stesse difficoltà nel datarli per via della contaminazione ci dice che bisogna fare un pochino più attenzione e prendere quindi queste date con le pinze. Uguale il resto dell'orango, tra l'altro, che non si è riuscito a datare con certezza. Pare che comunque per fabbricare questo falso siano stati usati i resti di almeno due esseri umani, vissuti probabilmente nel Medioevo, anche se ci dice non troppo, perché il Medioevo è un periodo bello lungo, però vabbè. Tornando sulla mandibola, però, si è riuscito a capire qualcosa di nuovo. I denti alla mandibola dell'uomo di Piltdown provengono tutti dallo stesso orango, quindi un solo esemplare. E geneticamente parlando, le maggiori affinità sono state riscontrate con gli oranghi che vivono oggi nella popolazione a sud-est di Sarawak, in Borneo. Quindi è possibile che questo orango venisse da lì. Possiamo anche immaginare che era un orango selvatico cresciuto lì, perché in Europa nessun orango si è mai riprodotto in cattività fino al 1926 e la maggior parte degli oranghi arrivati in Europa all'epoca della scoperta dell'uomo di Piltdown non campavano che pochi anni. Resta da capire come abbia fatto questa mandibola ad arrivare nelle mani del briccone, eh? È lecito pensare che il sospetto doveva essere qualcuno che poteva avere accesso a collezioni museali o negozi d'antiquariato, appunto. Come in effetti molti dei sospetti avevano. Si è provato addirittura a vedere se mancassero i resti di un orango di piccole dimensioni nelle collezioni del Museo di Storia Naturale di Londra e anche dell'Antirian Museum, ma sembra che non manchi nulla. Però, il fatto che questi resti siano stati in qualche modo rimaneggiati utilizzando lo stesso tipo di pasta adesiva e il fatto che siano stati utilizzati veramente un numero esiguo di esemplari per fabbricare questo falso, ci dicono che il colpevole deve essere stato uno solo. Tra l'altro, il molare del sito di Piltdown 2 era anche tinto un po' meglio dei resti del primo sito, forse segno del fatto che l'imbroglione aveva imparato nel mentre come migliorare la truffa anche grazie al dibattito che si era sviluppato attorno alla faccenda. Avete presente quando nelle puntate di Scooby-Doo ti facevano vedere il primo tizio e ti dicevi vabbè dai, è lui palese, e invece si scopriva che non era lui, che quindi il primo sospettato non era mai quello buono? Ecco, stavolta pare che il primo fosse quello buono davvero, Charles Dawson, ovvero lo scopritore dei resti, che anche quando in passato non era stato additato come primo sospettato da parte di chi accusava, era quasi sempre presente almeno come coautore dello scherzone. Era lui che aveva trovato i resti, lui che per primo li portò al British Museum, nonché l'unica persona direttamente associata ai resti del secondo sito di Piltdown, la cui posizione precisa non ha mai raccontato a nessuno. Tra l'altro, a Piltdown, dopo la sua morte, non sono più stati trovati resti fossili significativi, siano essi umani o di altri mammiferi. E guarda caso nessuno trovava mai nulla in questi siti se Dawson non era presente. Che poi col senno di poi siamo tutti bravi, però. Che poi lui aveva pure contatti con il mondo scientifico e conosceva benissimo il dibattito centrale della paleoantropologia al tempo. Gli studiosi erano infatti alla ricerca dell'anello mancante, che avevano ipotizzato dovesse avere, per confermare le loro teorie fatte fino ad allora, un'età piuttosto antica, un grande cervello e tratti facciali scimmieschi. E lui gli diede esattamente quello che volevano. Per rendere quindi più credibile tutto, aggiunse anche strumenti in pietra e fossili di mammiferi, di modo da dare testimonianza ulteriore della sua antichità. Non si sa, tra l'altro, se la sequenzialità con cui venivano nascosti i reperti nei due siti di Piltdown fossero parte di un piano orchestrato fin dall'inizio per durare un po',
o se semplicemente furono aggiunti in corso d'opera dopo che ci si accorse che la cosa stava riscuotendo una certa attenzione. Ci sta anche che sia stato un mix delle due, eh. Infatti il canino, guarda caso, fu ritrovato proprio poco dopo alcune critiche fatte alla ricostruzione del cranio che aveva realizzato Woodward. Tra l'altro Woodward morì nel 1944 fermamente e genuinamente convinto della veridicità dei fossili di Piltdown. Il suo ultimo libro, tra l'altro appunto The Earliest Englishman, fu pubblicato 4 anni dopo la sua morte e lui lo aveva dettato perché aveva perso la vista e non scriveva più. Come mai però quel briccone di Dawson mise su questa pantomima? Beh, forse puntava a diventare un membro della Royal Society ed avere il merito di una grande scoperta scientifica era un modo per diventarlo. Lì per lì non ce la fece, però è anche vero che forse ci sarebbe potuto riuscire se fosse vissuto più a lungo. Al di là ovviamente dei mezzi che al tempo non c'erano per studiare sti fossili, sembra una cosa molto basilare a pensarci oggi, cioè hai dei dubbi? Fai una prova. E infatti quando finalmente si poté far la prova, ci si rese conto subito che era un imbroglio. Ma allora, riprendendo la domanda che facevo a inizio video, come mai per 40 anni nessuno ha messo in dubbio sta faccenda? Beh, in parte perché, come vi dicevo, soddisfava veramente in modo perfetto le aspettative che gli antropologi del periodo avevano riguardo come, secondo loro, l'evoluzione umana doveva essere andata a livello morfologico. E molto ha a che fare anche con una concezione della natura che c'era al tempo. Ciò che è vissuto in passato doveva per forza essere una versione imperfetta di quello che c'è adesso, perché si sa, l'essere umano è l'animale più evoluto, perciò gli umani, i fossili, per forza di cose, dovevano essere dei bruti scimmioni. In più c'era un'altra cosuccia. Al tempo era convinzione comune tra molti europei e americani, discendenti tra l'altro di coloni europei, che ci fosse una presunta superiorità oggettiva degli europei rispetto ad altre razze, termine che tra l'altro scientificamente parlando tra gli esseri umani non ha senso perché è un concetto legato alla zootecnica, agli animali domestici, ma comunque. Questa superiorità secondo loro non era solo morale e culturale, ma anche proprio fisiologica. Infatti quest'idea permeava ed influenzava il loro punto di vista su tutto, compreso la scienza. Infatti credevano che ci fosse una base evolutiva scientifica per la quale loro erano meglio degli altri. Vi immaginate per questa gente che godimento selvaggio deve essere stato avere la prova che la culla dell'umanità era l'Europa e non l'Africa, giusto per fare un esempio. In quest'ottica si capisce come mai così tante persone fossero contente di questa scoperta, perché avvalorava il loro etnocentrismo, tant'è che la dimensione piuttosto grande e sospetta del cranio associata a quel tipo di mandibola non fu minimamente messa in discussione perché supportava l'idea di una specie umana di intelletto superiore nata in Europa, seppur comunque un po' meno perfetta dell'europeo di oggi, ma comunque vabbè. Addirittura si sfociava nella frenologia. Basti pensare all'articolo che fu stampato sul The Times Dispatch del 2 marzo 1913, che al tempo del ritrovamento parlò della scoperta anche in termini morali, mostrando come effettivamente la mandibola sporgente fosse sintomo di brutalità e primitività, e di come l'attività intellettuale avesse spinto in avanti la fronte rendendoci illuminati e benevoli, mettendo ovviamente a confronto l'umano antico con quello moderno, bianco e maschio, chiaramente. Che poi, per me, questa è brutalità alla quale siamo giunti con il pensiero raffinato e complesso, quindi sto paradosso come lo risolviamo? Comunque, se andate a Piltdown, il monumento commemorativo del 38 c'è ancora, e meno male, perché è giusto che stia lì a ricordarci la faccenda, secondo me. C'era anche un'altra cosa, la paleoantropologia inglese al tempo era davvero scarna, non c'era quasi nulla. Invece in Francia erano stati trovati fior fior di resti di uomini di Cro-Magnon, in Germania c'era Homo heidelbergensis, quindi gli inglesi, quando gli si presentò l'occasione di sbattere in faccia ai colleghi degli altri paesi la loro importanza, figuriamoci se si tirarono indietro. C'è da dire anche un'altra cosa, una caratteristica che può essere ben evidente nel reperto originale può non essere affatto evidente, o comunque non così ben evidente, in un calco di gesso se non è fatto proprio a regola d'arte. E come vi ho detto, all'inizio questi resti venivano custoditi gelosamente e solo dopo si ebbe l'occasione di far studiare a qualcuno i calchi. Tant'è che, ripeto, quando poi vennero analizzate per bene le ossa originali, il castello di carte crollò subito. Come vi avevo raccontato nel video dello psittacosauro, vi lascio qua sopra, basta, recuperatevelo. Ovviamente nella concezione, diciamo anche razzista, dell'antropologia che c'era al tempo, avere un resto che poteva testimoniare l'origine dell'essere umano al di fuori dell'Africa, cioè, era da accogliere a braccia aperte, perché non a tutti piaceva
ammettere di essere nati come specie, intendo, in Africa, ecco. Quindi qualsiasi reperto che poteva avvalorare la visione diversa veniva ovviamente tenuto in grande considerazione, fermo restando che oggi ovviamente sappiamo che la nostra specie è inequivocabilmente di origine africana. Quindi l'uomo di Piltdown è un monumento ai nostri bias, alle nostre inclinazioni scientifiche e ideologiche, ed è una storia dalla quale si può sicuramente imparare qualcosa. Spero vivamente che abbiate apprezzato la storia e anche il motivo per cui ve l'ho raccontata. Non so se la conoscevate già, nel caso appunto parliamone nei commenti. Grazie mille davvero per essere stati qua. Io vi ricordo che in descrizione trovate tutto. Il link per recuperare il mio libro, il link per i viaggi, tutti i miei social, il canale Telegram per rimanere aggiornati sulle presentazioni, eventi, eccetera. Quindi niente, ci vediamo in giro prossimamente e la prossima settimana su questo canale. Ciao!